Bentornati a tutti amici miei qui sul mio canale con questo mio nuovo episodio dedicato alle mod su Dragon Ball Xenoverse 2. Nell'episodio di oggi non ci sarà una mod dedicata ad un nuovo personaggio, ma bensì a delle nuove tecniche. Con una delle mod che vi porterò oggi, ragazzi, il modder è riuscito a creare una cosa che su Xenoverse 2 è sempre mancata, e cioè i Ki Blast Clash. Vi ricordate quando sui vecchi giochi, lanciando una Kamehameha, l'avversario rispondeva lanciando a sua volta un attacco energetico e si creava in quel momento uno scontro tra i due colpi, e voi dovevate cliccare ovviamente un tasto ripetutamente o comunque muovere le levette analogiche per poter vincere lo scontro di energia? In questo caso ovviamente è una mod ancora allo stato embrionale, quindi ovviamente gli scontri energetici li vinciamo praticamente sempre noi, però il modder ha detto comunque che ci lavorerà, migliorando anche ovviamente non la qualità, però la varietà degli attacchi che si scontreranno. Per ora ci sono praticamente solo, se non sbaglio, l'onda energetica alla massima potenza, quella con una mano, che fanno praticamente quasi tutti i personaggi del gioco. Però più avanti ovviamente ci saranno degli upgrade alla mod. Allora, poi abbiamo un'altra tecnica oggi che si chiama Three Force Assault. Praticamente sono tre attacchi radunati in un'unica ultimate. Comunque li vedremo subito. Prima di cominciare, amici miei, io vi invito a spolliciare più non posso per il video, ed inoltre, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche, così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Mi raccomando, ragazzi, ovviamente troverete il link per il canale, sì, troverete il link per le mod sotto nella descrizione del video. Ora partiamo subito, perché non vedo l'ora di farvi vedere queste tecniche. Quindi andiamo. Porca miseria. Andiamo subito con la prova. Selezioniamo casualmente un avversario. Allora, eccoci qua, amici. Dicevo, oggi non vi mostrerò un nuovo personaggio, ma ben due nuove tecniche. Allora, vi faccio vedere subito il Three Force Assault. Ovviamente richiede un casino d'aura, ragazzi, però toglie anche tantissima vita. Allora, abbiamo il Galligan di Vegeta. Poi abbiamo, se non sbaglio, dovrebbero essere le Kamehameha a una mano. E poi, alla fine, ovviamente, torniamo su Vegeta con il lampo finale, ragazzi. Ottimo. Ora vi faccio vedere i Ki Blast Clash. Dai, è una figata assurda, ragazzi. Non vedo l'ora di vedere come diventerà questa mod in futuro. Spettacolo. Ok ragazzi, allora questa è la mod di oggi. Adesso, anzi, queste sono le mod di oggi. Adesso ve le faccio vedere in combattimento. Eccoci qua, allora per la prima battaglia affronteremo Kefla. Cominciamo da male, ragazzi. Ok.
Siamo, potenziale sbloccato. Ma che cavolo scappi di continuo? Mi ha fermato. Andiamo col Key Blast Clash. Non ci posso credere. Ah no, 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 buon, l'ho battuta. Pensavo gli fosse rimasto uno di vita. Invece no, mi ha fregato il gioco. Ok ragazzi, allora passiamo ora alla seconda battaglia. Seconda ed ultima battaglia, amici, di questo episodio di sabato. Adesso stiamo affrontando Broly Dragon Ball Super, che cacchio che è arrivato come un caprone in pompa magna, porca miseria. Oh. Ok. Si è trasformato. Three Force Assault. No. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Cavolo, quanto toglie con un pugno? Colpito, vediamo se riesco ad abbatterlo, ragazzi. E ce l'ho fatta. L'ho distrutto. Perfetto, amici. Allora, queste due tecniche erano le mod di oggi. Non vedo l'ora, come dicevo prima, di vedere gli upgrade del Key Blast Clash, cioè degli scontri tra le onde. Ovviamente io spero che le mod vi siano piaciute, vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio, ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale, amici miei, io vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, passate un buon weekend, noi ci risentiamo martedì col mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!